Signore e signori, Tiziana Favero. Bene, grazie. Questa sera siamo qui per una serata speciale, dedicata a una persona per me molto speciale. Questa persona speciale, mio papà, è definito come un corridore elegante, un corridore completo, che nelle giornate di punta si elevava a campione. Il suo tallone d'Achille è il cronometro, pragmatico e silenzioso, come il richiamo della sua terra, dove si attende con devozione i frutti di quel vino che tanta parte ha nelle nostre tavole. Ed esuberante quando i muscoli delle sue gambe aggredivano le strade. Una persona a modo, con una dote straordinaria, la consapevolezza dei propri limiti. Un uomo che ha fatto a suo modo un piccolo pezzo della storia ciclistica italiana. 9 vittorie, un secondo posto meritatissimo al Tour de France, dove ha indossato per 6 giorni la maglia gialla, vinse la tappa di Napoli, il Criterium di Ginevra, il Criterium di Montreux, 4° ai campionati mondiali, la tappa di Sardegna, la tappa di Torino, la frazione di Moulin a Parigi e Nizza, la tappa di Namur e chiuse la carriera vincendo il Criterium di Nantes. Questo è mio papà, Vitto Favero. Quest'anno papà compie 80 anni e volevo fare gli auguri con tutti voi per il suo compleanno. Buon compleanno! È un campione che ha reso Sarmed famoso in tutto il mondo negli anni, alla fine tra gli anni 55 e gli anni 60, è finito su tutti i giornali di tutto il mondo. Io ho scoperto che non è solo un grande campione, ma è anche una grande persona. Un amante della famiglia, del lavoro, delle cose semplici ma vere. Un uomo, oltre che un grande campione, vedi, anche un grande uomo, una grande persona. Naturalmente, Vito, non montarti la testa, anche perché gran merito di questo è della grande donna che è sempre avuto il tuo fianco, che è tua moglie. Grazie, signor sindaco. Grazie. Beh, in effetti, auguri anche alla mamma, perché quest'anno compiono 50 anni di matrimonio. Non so come abbiano fatto a sopportarsi e supportarsi per tutti questi anni, incredibile. Bravi. E a questo punto siamo qua per una cosa molto bella, che è questo filmato che riguarda le gesta ciclistiche di mio padre, ma anche di tanti altri corridori. Volevo presentarvi gli autori di questo bellissimo documentario, perché senza di loro, senza il loro prezioso aiuto, io non sarei riuscita a organizzare ed arrivare a fare questa bellissima serata. Vi presento un amico, Igor Francescato, un bravissimo montatore regista Rai. E volevo presentarvi uno straordinario giornalista, ha fatto diversi documentari di un notevole impatto sociale, ha vinto diversi premi, Domenico Iannacone. Allora io vorrei intanto dirvi che si tratta di un documentario e il titolo è Vito Favero, il gregario in maglia gialla, perché Vito è stato un gregario come professionista. E siccome Vito ha indossato la maglia gialla, io almeno le braghe gialle questa sera ho voluto indossare. E volevo dirvi che io ho fatto con Domenico, senza di lui non sarebbe venuto il lavoro che vedrete tra poco. Ho voluto fare questo documentario perché conosco Vito da tanti anni, ma perché a me piace raccontare le belle storie. E la storia di un uomo di 80 anni che è stato un grande campione di ciclismo è una bella storia da raccontare. È stata una bellissima esperienza. Io non sono un giornalista che si occupa di sport, perlomeno nel direttamente, l'ho fatto in passato quando ero agli inizi. E il ciclismo l'ho sempre vissuto come, come dire, epopea di uno sport incredibile, bello. Io sono molisano, passava il Giro d'Italia sotto casa mia e l'idea che ci fosse un ciclismo come allora, fatto di sudore, fatica, mi ha sempre interessato. Allora quando Igor mi ha detto tu pensa, possiamo raccontare la storia di questo ciclista incredibile, un gregario che però arriva secondo al Tour de France, meritandolo in fondo anche di vincere, allora questa cosa mi ha fatto scattare curiosità. E è stata una curiosità ben ripagata, perché ho incontrato una persona straordinaria che mi ha veramente entusiasmato sia come ciclista e soprattutto come uomo. E questo è un ritratto in qualche modo anche legato soprattutto all'uomo. Vito Favero
è un bel esempio di sportivo, ma soprattutto anche un straordinario esempio di persona, solo questo. Voi dovete sapere che in questa sala comunque ci sono anche delle persone che hanno corso con papà, che quindi hanno vissuto con lui le esperienze, i trionfi e le gioie, ma anche i sacrifici di questa carriera bellissima, ciclistica, e di questo sport che appassiona tutti noi qua. E sono Andrea Baro, Lovisotto Giacomo, Bernardelli Piero, Longo Tomasina anche, e Uliana Antonio. Si vede. Nel suo 80° compleanno, mitico campione di ciclismo, ma anche campione di vita per la sua serietà, modestia e laboriosità. Grande esempio per i giovani. Belle parole, grazie. Qui al mio fianco Luisotto Giacomo, Bernardelli e Toni Uliana. Io non ho conosciuto Vito quando correva, l'ho conosciuto dopo, perché come vedete anch'io avevo i problemi di quei signori di prima, solo che in gioventù pensavo fosse un dato positivo, invecchiai mi sono accorto che purtroppo dopo la cupa del benessere comincia la miseria, capito? Comunque ammiro tuo papà, perché un dato positivo è la modestia di tuo papà. Non l'ho mai visto vantarsi di qualcosa, sempre tranquillo, calmo. E poi è appassionato talmente i miei nipoti che giocano a calcio e adesso vogliono correre in bicicletta, hai capito? Grazie Vito. Io approfitto, non pensavo che dopo 80 anni sia ancora un ricordo. E però vorrei salutare prima di tutto tutti i paesani e tutti quelli che sono venuti da fuori paese, e poi anche vorrei un ricordo, il ricordo più bello che ho io dal corridore, quando abbiamo cominciato, e che tutti i paesani con quelle biciclette là un po' da femmina, un po' scassate, e si andavano a fare le corse in giro a Pianzano, non so, in altri paesi, Maserava, in tanti paesi qua intorno, era proprio un'espressione che avevano più voglia di vincere quelli che mi accompagnavano che io. Però è tutto là. Ecco, adesso andiamo dalle biciclette di una volta. Certamente con le biciclette di una volta e quelle da adesso è una differenza enorme. Però una volta si era più statici, si era più stabili sulla bicicletta, era una bicicletta che si andava più piano, però... E qui le ha? Eccole qua, sono rimaste queste. Questa è una vecchia? Questa qua è la mia vecchia, quella del cambio campagnolo. Questa qua ha fatto la prima corsa a Notteserati. In che anno questo? Avevo 19 anni, tiriamo gli anni, adesso ne ho 80. Quanti anni fa? 62 anni fa. E l'ultimo giro... Ho cambiato, pensavo che fosse ancora un altro giro, invece mi va giù la catena e mi hanno detto gli sportivi, ah, è l'arrivo. Allora ho fatto una corsa a piedi e sono arrivato a secondo, me ne passava avanti uno. Cioè praticamente è andato a piedi poi verso l'arrivo? Sì, a piedi, così, a piedi, sì, perché la catena si aveva ingarbugliata. Quindi alla fine, se non si fosse, se non fosse avuto la catena? Sì, se era arrivato prima. E quindi ha capito che doveva fare il ciclista? Ho cominciato così, a 19 anni, non è che abbia cominciato... Ma adesso ce lo facciamo un giro? Sì, sì, andiamo giù, adesso andiamo giù per la strada. Andiamoci a fare sto giro, va. Andiamo di qua? Andiamo di qua. Yo, yo, yo. Oh. È un lavoro collettivo, nel senso che io devo ringraziare gli operatori, Remo Zaffalon che non è presente, invece Luca Tassone che sta facendo le riprese qui stasera ed è vestito uguale, quindi lo riconoscerete. E soprattutto la RAI, perché il materiale che avete visto ce l'hanno dato, ce l'hanno tirato fuori dagli archivi, primo perché l'ho cercato, ma proprio per questo evento, per gli 80 anni di Vito Favero. E poi vorrei concludere dicendo che tutto questo è stato reso possibile da Tiziana Favero. È lei, è la figlia, è il regalo che Tiziana fa a suo papà. No, la cosa interessante di questo lavoro, che è un lavoro non preparato, cioè io insomma ho dovuto fare un'opera di documentazione per le cose che si sarebbero poi trovate, però tutte le suggestioni, e il lavoro è bello anche per questo,
è spontaneo. Noi abbiamo passato questa giornata insieme e in questa giornata c'è stata l'evocazione di fatti, di eventi sportivi e soprattutto di come è veramente Vito Favero nel suo animo. Grazie, grazie a tutti e due, grazie. Veramente grazie a Tiziana. Grazie a tutti. Adesso non andate via perché c'è la possibilità di trovarci, far quattro chiacchiere e giù in fondo alla sala c'è un buffet aperitivo. Grazie. E non si beve il vin de Vito però, non ne ha così tanto. Beviamo altro. Grazie a tutti. Si è ricordato dopo 50 anni, è una bella cosa. Ma non le fa emozione? Aiuta a vivere, sì. Anche se uno ha il raffreddore, li passa, se ha la febbre, guarda, mi ricordano ancora il biondino duro. È la vita questa, no? La sento veramente, che uno ti ricorda dalla Francia, uno ti ricorda dal Belgio. È bello. Però già perché anche un signore dal Belgio scriva Vito Favero, perché evidentemente le sue imprese lo hanno emozionato, sì, e quindi vuol dire che lei ha lasciato un segno. È stato un po' un segno, sì, anche io nel mio piccolo, ma insomma, ognuno quando ha fatto quello che ha potuto fare... Ha fatto il suo dovere, dice lei. Il suo dovere, tranquillo, è finito.